Salve a tutti ragazzi, io sono Mickey Mouse e benvenuti in questo nuovo video recensione. Da come potete vedere qui davanti a me un tablet, voi probabilmente avrete già capito dal titolo e dalla copertina. Eccolo qui il tablet S6 Lite con in dotazione la sua pennina. Ma prima di parlare delle mie impressioni su questo tablet, perché ormai è quasi un mese di utilizzo, vi parlo prima delle statistiche. Vi parlerò prima della scheda tecnica. Frontalmente possiede un display da 10.4 pollici, una fotocamera posteriore, eccola qui la fotocamera da 8 megapixel, ha una fotocamera frontale che, come potete vedere, da 5 megapixel. La CPU, ragazzi, invece è una CPU Octa 2.3 GHz, ha 4 GB di RAM e una memoria interna da 64-128 GB. Questo modello è da 64 GB, una batteria da 7040 mAh. Da come potete vedere, questa è la pennina che vi danno in dotazione sia per il tablet S6 che anche per quello S7. Qui c'è un tasto che ci permette di andare ad attivare delle gesture sul tablet, e c'è questa parte invece che è più piatta che si attacca in automatico al tablet. Voilà, perfetto, si è attaccato in automatico, ovviamente con la cover aderisce di meno, quindi si stacca più facilmente, ma vi garantisco che ok, attaccati invece senza la cover aderisce molto di più. Ovviamente ragazzi, questa cover è magnetica ed è anche regolabile. Devo dirvi che io mi sono trovato molto bene con questo gioiellino. Ed eccolo qui ragazzi, acceso. Guardate qui che bello sfondo che gli ho posizionato, ragazzi, l'ho preso da TikTok, cioè va bene proprio così. Ho scaricato qualche app, ad esempio Instagram, per vedere come andava, per esempio Netflix, Disney Plus. Vi devo dire che la cosa migliore di questo tablet, perché comunque per il prezzo che ha e la qualità che ci offre, come già detto, per la scheda tecnica è molto precisa, soprattutto è molto adeguata a questo tablet ed è, insomma, veramente veramente buona. È un tablet di tutto rispetto e ha delle casse potentissime, ragazzi, potentissime. Ecco qui, se ad esempio prendiamo ad esempio un mio video, ecco. Mamma mia, guardate qui com'è, sì, forte. No ragazzi, troppo forte addirittura, troppo forte. Ragazzi, iscrivetevi, iscrivetevi che siamo arrivati a 30 iscritti. Guardate, guardate in alto a sinistra. Comunque, test audio superato ragazzi, perfetto. Per guardare un semplice film o serie va benissimo questo tablet, anche se si possono svolgere le funzioni più quotidiane, possiamo andare su Instagram, TikTok, fare una chiamata su Skype. Ad esempio prendiamo TikTok. Va bene, va bene. Vedete? Ci trovate, insomma, funziona benissimo, non c'è problema. Quindi, che dire, approvato su tutti gli aspetti. Mi è stato, ragazzi, anche molto utile, perché da come avete potuto vedere si può anche disegnare, e si disegna veramente che è una meraviglia. Painter è un'app come se fosse Procreate, però versione Android. Sì, allora, quando ci si disegna la penna va benissimo. L'unica cosa, come potete vedere, non so come farvelo vedere, però c'è un leggerissimo ritardo. Ecco, se io ad esempio posiziono la penna, ecco, potete vedere che va leggermente un pochino più dietro il puntino del cursore, ma niente di grave ragazzi, comunque si risolve tranquillamente, nessun tipo di problema. Ecco qui, sul momento non lo so, vi disegno un occhio giusto perché mi va, un occhio molto discutibile, ma giusto per farvi vedere, non... ecco, tranquillamente non c'è nessun tipo di problema ragazzi, voilà. Per dire, no? È molto inquietante quest'occhio, però va bene. Adesso passiamo sul tablet, così vi faccio vedere il disegno che ho fatto proprio con questo tablet e vari disegni svariati che ho fatto. Io ragazzi non sono una cima nel disegno, però un po' me la cavo, e appunto vi faccio vedere qualcosa. Comunque devo dire è molto fluido, su questo ci si può anche giocare, i giochi adesso non li tengo installati, però comunque è buono per fare tutto ragazzi, è un tablet veramente al bacio, come si dice. Faccio vedere uno dei pochi disegni che adesso sono riuscito a fare con il tablet. Qui ancora, diciamo, sto studiando le proporzioni umane e studiando anatomia, però da come potete vedere non c'è nessun problema, ci si può fare tutto, ecco. Questo è già un livello un pochino più alto, dove praticamente sono riuscito a disegnare anche capelli, barba, oggi di metterci più dettagli, e alla fine questo è il risultato, l'ho sistemato solamente e gli ho dato colore agli occhi, quindi praticamente un vichingo
versione tipo che sta pensando, eh. Quindi con questo tablet veramente, con la giusta app, con i giusti setup, ma la penna è veramente molto buona, si riesce veramente a fare di tutto, ragazzi, dai minimi dettagli a invece alle cose più grandi, ad esempio qui i capelli, o semplicemente alla barba, che non l'ho semplicemente dettagliata perché non avevo voglia, ragazzi, o al naso, alla bocca. Non so perché questo è un vichingo col septum, però vabbè ragazzi, un vichingo moderno, agli occhi. Quindi ci si può veramente fare di tutto. Il tablet offre grandissime possibilità sia nel disegno che quindi nel prendere appunti e tutto. Ovviamente può essere che abbia un po' di difficoltà semplicemente quando parliamo di editaggio video, di montaggio video, ma lì vi consiglio vivamente un computer, ma sempre in generale, non solo per questo tablet. Bene, ripassiamo alla visuale esterna. Quindi che dire, ragazzi, veramente veramente un buon prodotto. Poi adesso ve lo far vedere un attimo all'impiedi, cioè insomma come stava con questo supporto. Voilà, potete anche disegnare ovviamente girando, lì c'è un piccolo spoiler, ma non ci fate caso, in una prossima recensione. Praticamente potete girarlo e quindi disegnare girati come vi trovate più comodi, così anche guardare un film, ecco, insomma potete posizionarlo in vari modi. E contate che questa comunque non è la cover, quella originale, perché ragazzi costa veramente un botto, troppo. La penna quindi approvata. L'unica cosa è questo tastino a volte difficile da trovare quando si disegna, perché è profondo, ragazzi, non si riesce a fare sempre. Il tablet ha delle prestazioni ovviamente forse non da top di gamma, ma per il prezzo che vale, e ragazzi come è stato strutturato, è veramente veramente figo e utile per tutto. Come vi ho fatto vedere, potete fare le cose più comuni come guardare un film, TikTok, Instagram oppure YouTube, o semplicemente potete disegnare anche il disegno, ecco, potete sbizzarrirvi e creare quello che volete, come volete. Quindi io direi veramente veramente un prodotto approvato. Quindi ragazzi, in fin dei conti, come risultato di questa breve recensione, dopo averlo provato, ve lo consiglio vivamente questo tablet, perché è veramente veramente bello, utile. Ci si può fare tutto, ragazzi. Ovviamente le operazioni più difficili le lasciamo a tablet che costano di più e che hanno prestazioni elevate, ma diciamo come utilizzo medio in una casa, in una famiglia, o per disegnare o per guardare un film, direi veramente veramente ottimo. Ve lo consiglio assolutamente. Ovviamente non è sponsorizzato questo video, ma ovviamente ve lo consiglio, ragazzi, che è veramente veramente ottimo. Ha delle buone prestazioni, la penna funziona bene, tutto funziona alla grande, anche la custodia, che non è Samsung, funziona alla grande, funziona tutto alle fotocamere. Ovviamente la fotocamera dei tablet bisogna prenderla sempre con le pinze, ragazzi, non sono mai buone quanto quelle di un cellulare o ad esempio di una fotocamera stessa, ma ovviamente è una cosa logica, non c'era bisogno neanche di dirlo. E con questo zoom vi saluto, ciao ciao.